Grazie a lei, consigliere Iorio. Mi chiede la parola l'ingegnere Intorbida perché voleva dare una risposta a questa sua domanda. Allora, qui ripeto, c'è questo verbale, chiamiamo, fatto dal dottor Marino, che nella firma si definisce il funzionario delegato primo settore. Nella quale nella lettera proprio si precisa, con la presente, la leggo, in primo luogo si conferma formalmente la richiesta di intervento di manutenzione straordinaria di pompe idrauliche, cavi, tubi e minuteria presso lo stadio Angelini, nonché la richiesta di rasatura e sfalcio del campo e delle aree annesse con trasporto e discarica delle erbe. In secondo luogo, in funzione dell'urgenza dell'intervento, si richiede di effettuare, a far data da oggi, per mesi due seguenti interventi di manutenzione ordinaria: rasatura erba campo, taglio erba, concimazione, rullatura, cure e segnatura campo. Grazie ingegnere Intorbida. Prego consigliere Iorio. Grazie, io capisco troppo la montagna. Chiedo scusa, chiarimento, così poi prima il segretario. No, volevo solo aggiungere una cosa, in quello che sto per dire vorrei anche noi dire il conforto del dirigente ai lavori pubblici. Non è che la somma urgenza si può fare solo per i lavori di manutenzione straordinaria. I lavori possono essere manutenzione ordinaria o straordinaria. È la tipologia della lavorazione che la codifica in l'uno e nell'altro caso, ma entrambi possono essere oggetto di somma urgenza. Giusto? Assolutamente no. È la lavorazione che si codifica ordinaria perché magari è una mera riparazione di qualcosa esistente. Straordinaria è quando manca, che ne so, una tubatura e la devo realizzare. Grazie, prego consigliere Di Olio. Appunto per questo, però la manutenzione ordinaria dello stadio Angelini era prevista, doveva essere prevista in bilancio, doveva essere prevista, tant'è vero che erano stati previsti 7.500, almeno come leggo il delibero, perché poi non è che ho capito molto bene, erano già stanziati, previsti i lavori per 7.500 euro, poi i lavori sono arrivati a 13.500, io credo, almeno da come ho capito, perché sicuro che non abbia capito io, dopo tre commissioni e un consiglio comunale, questa è la seconda volta, quindi può darsi pure, perché io molto intelligente non sono, però questo è chiaro, no? Non sono molto intelligente, no? Perché se è che 10 anni un problema c'è, però vorrei capire se effettivamente questa manutenzione ordinaria era prevista e quindi è successo qualcosa di talmente grave allo stadio Angelini che si è ritenuto opportuno di richiedere una manutenzione straordinaria, ma non credo, perché da come è stato letto dal dirigente erano tutte cose di ordinaria amministrazione, taglio delle erbe, ricongimazione eccetera. Quindi io tutta questa straordinarietà in questo lavoro di 13.500 euro non è che ne dico. Poi vabbè, potete approvare tutto, non è questa in discussione, però giusto per chiarezza lo sto chiedendo anche per la maggioranza, perché non so se la maggioranza è interessata a questo. Grazie, io la parola al consigliere Russo dell'UDC. Buongiorno a tutti, io intervengo per un semplice motivo. Perché come ha detto la segretaria, molte volte le spese ordinarie sono urgenti per evitare danni straordinari. Mi dà fastidio che un po' perché le persone che hanno contestato sono le persone di sport che frequentano lo stadio. Si sa benissimo che il manto erboso è un patrimonio sportivo che ha un costo ordinario per mantenerlo, ma nel caso in cui si dovesse un attimo allontanare la manutenzione ordinaria, diventerebbe un problema straordinario, perché rifare un manto erboso ci vogliono minimo 200.000 euro. Allora, siccome il bando era scaduto della manutenzione ed è passata la competenza in quel periodo all'ufficio sport,
prima di fare un bando c'è stato, essendo luglio, e a luglio di solito ormai le stagioni non ci sono più, però a luglio c'è un sole abbastanza potente che in giro di pochi giorni avrebbe bruciato tutto il manto erboso. Allora l'ufficio tecnico, e qui posso dire una cosa, che stiamo discutendo una situazione di grande efficienza, perché il funzionario poteva benissimo dire: benissimo, io aspetto l'appalto e si brucia il campo, che mi importa, chi gli avrebbe detto nulla? Invece ci ha messo del suo, il dirigente non era presente quel periodo, nelle sue competenze ha fatto un'azione per me, secondo me, importante, perché nella sua azione ha salvato una parte del patrimonio sportivo della città. Quindi io ritengo che poi che ci sono state delle procedure amministrative, perché poi in questi casi di urgenza ci possono essere queste situazioni, tant'è che la società che ha fatto il lavoro d'urgenza ha trovato, nel momento in cui è andata a fare, una ulteriore urgenza, cioè un tubo rotto per l'irrigazione, che era la cosa principale in quel momento, perché se non si irrigava il campo sarebbe stato un danno al patrimonio sportivo della città. Grazie. Grazie consigliere Russo. Consigliere Di Olio. Sì, grazie presidente. Allora, su questa vicenda non è che si sta discutendo del fatto che si dovevano fare o non si dovevano fare quelle cose. Attenzione, innanzitutto era prevista una manutenzione ordinaria per quanto riguarda appunto il manto erboso dello stadio Gini. Per la manutenzione ordinaria una amministrazione comunale dirigente avrebbe dovuto prevedere nel bilancio previsionale, appunto, e poi se non era visto nel consuntivo, una manutenzione appunto del campo del manto erboso. Lei, l'ex assessore, mi dice che il lavoro doveva essere fatto perché se no veniva bruciato il manto erboso. Ma sono passati tre anni, questa vicenda del debito fuori bilancio forse poteva essere vista in modo diverso. O no, poteva essere messo nel previsionale 2014-2015 o forse 2016 per poter pagare questi debiti e non farli riconoscere come debiti fuori bilancio. Io vi chiedo una domanda sola, e voglio che qualcuno della maggioranza mi risponda. Vi siete mai chiesti da quando è che non approvate una variazione di bilancio in questo Consiglio Comunale? Da quando non approvate una variazione di bilancio in questo Consiglio Comunale? State solo approvando debiti fuori bilancio. Non approvate una variazione fuori bilancio, io non me la ricordo. La settimana scorsa da quanto tempo? Perché gli si era chiesto? Non ha approvato una variazione di bilancio, forse da due anni, io non lo so, non mi ricordo, perché forse non una variazione di... Poi andate avanti, solo approvando dei debiti fuori bilancio, di lavori fatti oggi nel 2013, nella delibera successiva dei lavori fatti dal 2014, lo vedo dopo, insomma, a fine 2014, insomma, durante il periodo elettorale, e quindi c'è, di che cosa stiamo parlando? Mi state a dire che il lavoro di manutenzione straordinaria si doveva fare perché era necessario? È normale, tutto è necessario in questa città. Tutto, pure a rimettere una mattonella per il corso che forse sono rotte da 100 anni e nessuno la rimette a posto. E voi mi state a fare la morale a me perché i lavori del comando erboso dello Stato del Geni doveva essere fatto per forza. È chiaro che doveva essere fatto per forza. Ma qui c'è un problema di programmazione che questa amministrazione non ha fatto e che va avanti solo perché va avanti solo a provare i debiti fuori bilancio. Voi della maggioranza dovete chiedere perché non io. Voi lo dovete chiedere, perché voi ci state rimandando a fare delle determinate. Ma voi che ci siete fatti le assicurazioni per troppa carta, ma non basta. Perché poi queste carte andranno alla porta delle cose. Consigliere, ve lo volevo dire, un attimo. I bilanci vengono approvati sempre verso la fine dell'anno, di recente, e quando sono presidente mi sembra due. Poi vi chiedo una cortesia per rendere i lavori del Consiglio un po' più semplici e organici anche per chi li dirige. Se è possibile fare un intervento, cioè di intervenire più volte. So che c'è la discussione, ci può essere, perché l'intervento. Però se è possibile, così rende tutto più facile.
Grazie. Prego, consigliere De Lillo. Grazie Presidente, buongiorno a tutti i presenti. Io non avevo alcuna intenzione di intervenire sull'argomento perché credo che il mio collega Marco Russo abbia detto la motivazione vera e reale su questo debito fuori bilancio e devo dire al consigliere che mi ha preceduto che nelle varie commissioni che abbiamo fatto abbiamo discusso sontuosamente delle due problematiche che oggi sono in discussione. Ho sentito una serie di interventi che ritengo possano essere utili e costruttivi, ne sento altri che purtroppo sono distruttivi. Allora dico, sui debiti fuori bilancio abbiamo già ascoltato il segretario che ci dice chiaramente e ci riporta a quella che è la norma. Tutto quello che è catalogato in A bisogna assolutamente approvarlo. Che poi si possano fare discorsi riferiti a quello che poteva essere il lavoro da fare, ce ne sono da dire anche altre. Mi sembra che nella lettura della delibera stessa vi siano delle considerazioni che forse sono sfuggite ai più che non hanno visto e che si devono attaccare a qualcosa, che comunque leggendole bene ci sta scritto. Faccio l'esempio pratico su questa piccola parte per poi chiudere questa questione che ritengo ormai superata da quelli che sono stati gli interventi del collega Marco Di Giullo, che aveva chiesto alcune chiarificazioni che servivano proprio a dare il senso di quelle che potevano essere eventuali responsabilità, e altri che ci possono dare il senso invece di quello che nel lavoro si può fare. Sotto a 40.000 euro quindi i dirigenti possono dare nell'immediatezza il lavoro, assegnare nell'immediatezza il lavoro, visto che comunque c'è una dichiarazione di somma urgenza dovuta ad un fatto che è dichiarato nei verbali, e quindi su questo leggo questo per dare una risposta al collega, che relativamente agli interventi da effettuare allo stadio Angelini, nella nota X, avendo ad oggetto manutenzione ordinaria e straordinaria al manto erboso e zona verde dello stadio Angelini, in atto il dirigente, dottore ingegner Paolo Intorbita, ha comunicato che l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del manto erboso a zone verde era scaduto il 36/2013 e per mancanza di fondi non era stato possibile provvedere a un nuovo affidamento ed era urgente una decisione al riguardo al fine di evitare il disseccamento della vegetazione ed una maggiore spesa per il successivo ripristino. Quindi mi rifaccio a quanto detto da Marco Russo, che credo abbia spiegato molto bene la situazione di quel periodo, e quindi per evitare ulteriori spese che potevano arrecare danno all'ente si è fatta questa procedura, che è una procedura normale che si fa in tante occasioni, che l'importante è non creare dei danni. Poi i debiti fuori bilancio escono fuori per una serie di cose che sono non dipendenti da, ma da una serie di situazioni che si sono poi incancrenite nel tempo. Perché? Perché qualcuno fa le ingiunzioni, giustamente. Grazie. Grazie consigliere Rio. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi, quindi chiudiamo la fase della discussione. Dichiarazione di voto, il consigliere Argenio, del Movimento 5 Stelle. Grazie Presidente. Allora Presidente, io mi riallaccio un po' a tutto quello che è stato detto sinora nella fase della discussione e in particolare vorrei evidenziare come la situazione in sé considerata, quindi partendo effettivamente dal momento in cui il debito si è venuto a creare, cioè dal 2013, ripeto, continua a lasciare delle perplessità sotto molteplici punti di vista. E io ho ascoltato abbastanza attentamente e ho sentito che questi lavori sarebbero stati appunto coperti dalla somma urgenza perché si doveva necessariamente provvedere
ad evitare che il manto erboso dello stadio si seccasse. Bene, in casi come questo, e mi rifaccio anche a quanto detto prima dal segretario generale, l'ANAC, che è l'organismo che vigila sull'anticorruzione, ha stabilito in più di una circostanza come i lavori di somma urgenza non possono andare a coprire lavori che rientrerebbero nel novero di quelli di ordinaria manutenzione, quando appunto la situazione di urgenza è determinata da uno stato di degrado e di incuria di cui è comunque responsabile l'ente per non aver provveduto nei tempi necessari. Quindi, ripeto, anche sotto questo punto di vista, cioè anche per quanto riguarda le decisioni assunte dall'ANAC nel corso del tempo, a mio avviso questa procedura non è regolare. Non è regolare per tanti motivi, questo è uno. Riferendomi anche all'ultimo intervento fatto dal consigliere Mari De Lio, e noi credo che come amministrazione attenta ed oculata non possiamo permetterci di tralasciare delle situazioni e far sì che queste situazioni nel corso del tempo assumano poi una connotazione di degrado tale per cui ciò che sarebbe ordinaria manutenzione diventa manutenzione straordinaria e quindi possa ricevere copertura di spesa con una dichiarazione di somma urgenza. Manca una programmazione, evidentemente. Se lasciamo scadere un bando per l'affidamento di un determinato servizio, non è concepibile che dopo la scadenza del bando nessuno provveda ad erogare quel determinato servizio nelle more dell'approvazione o della pubblicazione di un nuovo bando di affidamento. Cioè, dovremmo comunque prevedere dei meccanismi che impediscano appunto che una situazione di ordinaria amministrazione diventi straordinaria, configuri una situazione di degrado e l'ente debba intervenire con somma urgenza e quindi poi con una successiva approvazione di debiti fuori bilancio, anche perché sull'iter io qualche dubbio ce l'ho, cioè le variazioni di bilancio possono essere anche fatte in situazioni di urgenza, se non ricordo male il TUEL lo dovrebbe prevedere, quindi non è necessario ricorrere per forza all'approvazione di debiti fuori bilancio. Questo denota comunque una certa carenza di programmazione, di organizzazione e di ordinaria gestione di questo ente che c'è stata appunto nel corso degli anni. Quindi, in virtù di questi profili di criticità, come portavoce e come capogruppo del Movimento 5 Stelle, io annuncio che il nostro gruppo non parteciperà al voto. Grazie, ci sono altre dichiarazioni di voto? Il consigliere Di Paolo Bruno e poi il consigliere Alessio Di Oro. Sì, grazie Presidente. Io vorrei un attimo sottolineare l'intervento molto fazioso, e mi dispiace, del consigliere De Lio, perché la voglia di giustificare il provvedimento di maggioranza certe volte sfiora anche l'abnorme senso di rispetto nei confronti dell'opposizione. Il consigliere De Lio non può dire che se qualche consigliere dell'opposizione enuncia qualche manchevolezza da parte della maggioranza lo fa soltanto in maniera strumentale e non va a favore dell'assistenza civica, mentre invece se qualcuno va a favore della maggioranza fa il bene comune di questa amministrazione. Non è così, i consiglieri di minoranza hanno l'obbligo di garantire il rispetto delle regole e anche di evidenziare le cose come fanno per consigliere di Dio. Il suo ruolo di maggioranza comunque non significa dover difendere sempre a tutti i costi anche le cose che palesemente sono fatte male da parte dell'amministrazione, anche in considerazione di quello che lei giustamente ha sottolineato, cioè che il consigliere Indorgela ha detto che a giugno era scaduta la convenzione con la ditta che gestiva il rifacimento dello stadio Angelini e l'amministrazione non aveva i soldi.
per garantire un nuovo concessione, un nuovo appalto. E questo è molto grave. E questo è molto grave, caro consigliere De Mio, perché l'amministrazione, essendo un'opera di ordinaria manutenzione, avrebbe dovuto prevedere che questi interventi sul Monte del Bosco sono stati ingegnati. E poteva anche, in tempi prima di giugno, di quando è scaduta la convenzione, fare una variazione di bilancio per mettere dei soldi a disposizione del primo settore per poter garantire questi lavori. E poi, si è arrivati da giugno ad agosto, e ad agosto è stata fatta una richiesta per somma urgenza, ma da giugno ad agosto l'amministrazione che cosa ha fatto? Ha avuto due mesi di tempi per poter operare con tranquillità, invece è arrivato ad agosto giustamente con l'erba alta ed è stato costretto ad affidare i lavori di straordinaria manutenzione con l'operità dei nuovi. E quanto tempo ci vuole per fare una gara d'appalto e magari dire inizi i lavori? La disponibilità a settembre-ottobre per poterlo pagare senza ricorrere ai debiti fuori bilancio. Avremmo potuto fare e l'APC della gestione amministrativa di un ente. Noi abbiamo avuto praticamente 4 mesi per poter esperire una gara d'appalto per poter affidare questo lavoro a una ditta e non l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto un lavoro, un affidamento di somma urgenza. Anziché farlo in maniera ordinaria, abbiamo perso 2 mesi di tempo. La colpa di chi è? La colpa di chi è? Consigliere Paolo, concluda. Sì, qualcuno dovrebbe pur dirci se c'è stato qualche errore da parte dell'amministrazione. Oggi noi dobbiamo riconoscere questo debito, anzi andrete a riconoscere il debito di fuori bilancio, perché è giusto, è necessario riconoscere. Però perché mai nessuno parla di errori da parte dell'amministrazione? Perché mai nessuno parla di gestione all'acqua di rosa da parte dell'amministrazione? Perché nessuno parla che poi noi andremo a riconoscere i soldi che sono dei nostri cittadini? Perché io vorrei vedere se fossero stati soldi nostri, noi amministratori, a dover coprire questi debiti fuori bilancio se ci fossimo comportati così in maniera brillante, perché poi quando pagano i cittadini siamo tutti dei fenomeni, bisogna riconoscere. Signor Paolo, ha terminato il tempo. Sono d'accordo, Presidente, con questa gestione. Dichiari la sua. Assolutamente non sono d'accordo. E penso che sia un precedente molto 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 rischioso. E per questo annuncio che non parteciperò a questo voto, perché ritengo che la maggioranza che ha determinato tutto questo iter debba assumersi la responsabilità di ancora. Grazie, consigliere Di Orio. Sì, grazie Presidente. Io non sarò lunghissimo, anche perché ho già detto tutto prima quello che dovevo dire. Ovviamente il gruppo del PD non parteciperà al voto per un semplice motivo, perché non vuole essere complice di questo che state approvando, perché da quello che già abbiamo detto appunto non può essere visto come un debito fuori bilancio e di conseguenza appunto noi usciremo fuori dall'aula nel momento del grazie. Grazie consigliere Di Orio. Non ci sono altre dichiarazioni? C'è dichiarazione di voto del consigliere Di Giulio Grazie Presidente, noi di Forza Italia, dopo le rassicurazioni avute dal Segretario Generale per quanto riguarda la responsabilità patrimoniale, voteremo a favore della delibera riguardante appunto il riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Poi vorrei dire qualcosina anche nei confronti della minoranza che, come dice il consigliere Delio, strumentalizzano qualsiasi delibera che viene portata in consiglio. Vorrei ricordare che noi abbiamo riconosciuto dell'amministrazione Ricci
debiti ancora più sostanziosi per quanto riguarda il riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Ricordo una tra tutte, quella della ditta Palozzo, che chiede un debito fuori bilancio pari a circa 600.000 euro. Eravamo partiti da 80.000 euro di lavori e siamo arrivati a 600.000 euro in quell'occasione. Grazie. Grazie consigliere Di Giullo, la parola al consigliere De Lio. Grazie Presidente, così come mi ha preceduto il collega Di Giullo, anche l'UDC voterà favorevolmente la delibera all'ordine del giorno, proprio in riferimento alle rassicurazioni date dal segretario, perché quella dicitura delle revisioni dei conti per la prima volta l'abbiamo vista e notata sul loro parere, cosa inconsueta. Non mi rifaccio alla richiesta o alle comunicazioni fatte da qualcuno precedentemente, perché il consigliere Di Paolo mi dice sempre che io salvaguardo la maggioranza, in quella maggioranza a quella data lui faceva il vice sindaco. Grazie. Possiamo quindi chiudere la fase di revisione di voto No, passare alla votazione. La votazione per appello nominale sul partito di delibera, preannunciando che ci sarà la successiva votazione per la immediata eseguibilità. Prego, per favore consiglieri. Votiamo per appello nominale. Chi è favorevole dice sì, chi è contrario no, chi si astiene astenuto. Prego, segretario. Aceto? Sì. Argenio? Assente. Costa? Sì. Costantini? Sì. D'Arcangelo Manuele? Assente. De Lio? Sì. Di Biase Nicoletta? È uscito. Di Giovanni Marco Filippo? Di Orio Alessio? Di Paolo Bruno? Assente. Di Paolo Marco? Di Pasquale Franco? Sì. In Giullo, Donatelli Stefani, Pepo Luigi assente, Ferrara Pietro Diego assente, Fusilli Elisabetta, Gianmarino assente, Marino Graziano, Marino, Marzoli assente, Melideo, Mico Monaco, Raimondi, assente, Rapposelli, Ricciardo, Riscoli, Russo, Sablone, Tacconelli, Troiano, si astiene, giustamente, Vitale Emiliano, Di Biase, favorevole, Marino, più uno, meno due, siamo a 17 a 13, Rapposelli, Zappalotto, uscita, sindaco di prima, sì, nove favorevoli, un astenuto e 13 assenti. Vediamo l'immediata seguità per alzata di mano. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? L'immediata seguità pari votazione come la precedente.